andiamo avanti. Allora, Giulia Marro. Allora, buongiorno a tutti. Io ringrazio le donne qui presenti tutte per aver organizzato questo corso speciale, perché parliamo di donne e territorio. È doveroso un intervento da parte mia, visto che rappresento le varie opportunità del Comune di Catone e le politiche sociali. Vi ringrazio. E sono l'unica persona donna, sì. Allora, intanto vi ringrazio e vi spiego anche subito il perché. Vi ringrazio perché ritengo sempre che questi convegni siano importanti, voi che ci date, che ci offrite. Qualche flash però lo può fare. Partiamo dalle varie opportunità e diciamo che io questa delega sono fatto da 4 settimane, perché la delega fino a 4 settimane fa aveva il sindaco lo stesso. Però ci siamo messi subito all'opera, devo ringraziare subito i sindacati, i CEDECI, stanno portando per mano in questo percorso e in un paio di settimane siamo riusciti anche a portare degli atti importanti in giunta. E per questo ecco, chiederò il supporto di voi di associazioni e di territorio in generale, perché in giunta poi martedì scorso abbiamo approvato il CUG, Comitato Unico di Garanzia, che dal 2010 è previsto in ogni ente, ma che effettivamente voglio dire, non è che tutti i comuni abbiano aderito, quindi siamo tra i primi comuni ad aderito, lo stiamo organizzando e vi dico anche che questo CUG non lo organizzeremo soltanto per la parte femminile, perché con le associazioni sindacali abbiamo deciso di farlo un po' ecco, pari opportunità, quindi sarà composto da uomini e donne. L'altro atto importante che è passato martedì in giunta riguarda l'adozione della carta della donna, ci teneva tantissimo la festa e anche in questo quindi l'abbiamo adottata, ci sono delle misure che quindi adesso siamo costrette ad adottare e quindi per questo dico importante che si facciano questi commenti che si vanno a supportare quella che è l'attività dell'amministrazione. Per quanto riguarda lo sportello, vorrei soltanto ricordare che è stato inserito nel piano sociale di zona per la novità per il 2012. Siamo partiti con un po' di ritardo perché la novità, seconda novità del piano sociale, non era stata approvata per problemi precedenti, ma non è importante, questo non andiamo avanti. E quindi è chiaro che nel momento in cui procederemo in questo lavoro, mi affiancheranno sempre le linee sindacali e tutte le associazioni, questo dicevo, sono contenta perché vuol dire che lavoreremo insieme. Qualche flash invece sulla considerazione e sulla differenza di genere. Sposo in pieno quello che diceva all'inizio il presidente De Rosa, nel senso che io non sono per questa visione netta tra quello che deve essere il rosa e l'azzurro, non ci gioca, non ci torna utile e intanto non ci torna utile anche per quello che è stato probabilmente e quella che è stata la scelta politica e sociale delle donne nell'ultimo decennio. Anche a livello politico penso che dobbiamo un attimo riappropriarci di una nostra dignità perché siamo state un po' modificate politicamente e quindi anche socialmente, civilmente, è da tutto uno spettacolo politico abbastanza indegno che ci è stato offerto, nel senso che se ci ritroviamo certi rappresentanti istituzionali soltanto per altri canali che non sono proprio quelli dei diritti del lavoro e quelli istituzionali, effettivamente vuol dire che noi donne insomma dobbiamo riconquistare tutto quello che avevamo fatto in passato, quindi dobbiamo riappropriarci della nostra dignità proprio femminile, perché è indecente vedere che magari il Consiglio regionale delle persone che non vengono da un percorso politico, sociale, come forza, voglio dire, voi lavorate sul territorio, non è detto che bisogna per forza essere impegnate istituzionalmente. Siete delle persone che lavorate, però qua ci ritroviamo altre persone che ci governano, che vengono da altri percorsi che francamente non possono essere accettati. Quindi in questo penso che dobbiamo riniziare, ricominciare una nostra battaglia sociale in questo, per difendere, per eliminare tutte le mortificazioni che abbiamo subito. Qualche settimana fa abbiamo organizzato questo cartogramma del mio partito, APU, che è stato fatto dalla Giunta Nazionale
paura